E ciao a tutti ragazzi, sono Adri e bentornati sul mio canale. Ragazzi, siamo arrivati alla giornata 8 delle Fanta Squadre su FIFA 21. Si parte con AC Salute contro FC Roma. Allora, ho un momento ragazzi in cui ho veramente tantissime cose da fare. E intanto vi leggo un attimo la classifica. Dove eravamo rimasti due settimane fa? Aston Villa 10 punti, Raccatate 7 punti, AC Salute 7 punti, FC Roma 6 punti, Blaugrana 3 punti, Squadra Praga a 1 punto. Ragazzi, Raccatati, la rosa più debole del campionato, sta veramente facendo benissimo. Niente ragazzi, volevo dirvi che sono dietro veramente a 54.000 cose. Vado a letto alle 4 di mattina per poter essere dietro a tutte. E quindi ragazzi, se vi ho portato questo video in ritardo, veramente chiedo scusa, ma sono un essere umano anch'io. Tra l'altro, coronavirus a parte, se la situazione si risolve, febbraio, massimo primavera, dovrei partire in tournée con una band, quindi sono dietro anche a studiarmi tutti i brani. E ragazzi, è dura, meno male che c'è questo lockdown, se così possiamo chiamarlo, che mi dà tanto tempo a disposizione per poter fare diverse cose. Detto questo ragazzi, la C-Salute si schiera con Donnarumma in porta, più o meno la stessa formazione di due domeniche fa. Perisic, De Vrij, Manolas Hernandez in difesa, Perisic ha dovuto per forza passarlo, Gomez, Milanciuk che sia a centrocampo con Gomez trequartista, e davanti Insigne, Lukaku e Lautaro Martinez, panchina Masiello, Palomino, Dean City e compagnia varia. A C-Salute ragazzi, che è reduce dalla sconfitta contro i Raccattati di domenica scorsa, scusate, due domeniche fa, e partita dove soprattutto il portiere Alessio Cragno ha salvato senza dubbio il risultato. L'FC Roma si schiera con Paolo Lopez in porta, mi sono dimenticato di mettere Mirante, Skriniar, Caldirore e Ibañez in difesa, 3-4-2-1, centrocampo Mertens, Barella, Veretout e Politano. Le mezze punte sono Soriano e Gio Pedro, e davanti Duvan Zapata, Silvestri, D'Ambrosio, Kjær, Deron, Zielinski, Pulgar e Belotti. In panchina si parte al Jaid Stadium. Quinto minuto, Hernandez la mette dentro per Lukaku che di sinistro incrocia, sfiora la rete del 1-0, ma la palla va fuori. Ottima coordinazione di Big Rom, ma la palla va al lato, come appena detto. Le immagini ci portano al minuto 15, Perisic, che sì, buon passaggio per Gomez, Lautaro Martinez di sinistro, batte Paolo Lopez e fa 1-0. AC Salute che sblocca subito la gara col Toro, seconda rete in campionato dopo la rete decisiva nel recupero contro lo Squarta Praga due turni fa, mi sembra, sì, due turni fa. Assist di Papu Gomez, anche lui insomma perno del centrocampo della C-Salute, si gira e batte di sinistro Paolo Lopez. Classica esultanza sua. Non capisco perché sia con le maniche corte e guanti di autunno, però vabbè, questi sono dettagli. Si va al minuto, appena battono il calcio inizio, ragazzi, perché faccio il video in differita perché l'ho già tagliato ovviamente. Minuto 24, Gomez, rientro Lukaku, la posizione è regolare, ma interviene bene Caldirola e Paolo Lopez blocca. Minuto 37esimo, Lukaku ancora, sempre protagonista in ogni azione, va avanti indisturbato, vede Insigne, ma la palla è veramente sprecisa e quindi si riparte da Paolo Lopez. 40esimo, Miranchuk alla sua prima partita con la C-Salute, tira ma sbatte addosso a Caldirola, ma mi sembra che si fosse in fuorigioco o abbia commesso fallo, qualcuno forse ha commesso fallo, vabbè, ha commesso fallo Miranchuk, ok, quindi c'è la punizione che poi va a battere il difensore del Benevento, Caldirola. Le immagini dovrebbero adesso portarci, se non vado errato, nella ripresa, invece no, perché c'è questa palla di Lukaku, da solo avanti era Paolo Lopez che compie un miracolo e la devia. Si va nel recupero, palla di Barella per Gio Pedro che pareggia, seconda rete stagionale anche per lui. Questo primo episodio che è su FIFA 21, siamo passati da FIFA 20 a FIFA 21,
gol di João Pedro, che così pareggia i conti e manda in squadra di riposo sul pareggio, quando ormai tutto sembrava fatto per l'1-0 a riposo della Cisalute. Tra l'altro, prima azione e primo tiro in porta dell'FC Roma, che non si perde d'animo e batte Donnarumma, pareggiando il conto dei gol. Esultanza, ragazzi, molto realistica questa di João Pedro, abbracciato dall'assist man Barella. Andiamo avanti. Sarebbe davvero adesso andare nella ripresa, se non vado errato. Ok, 53esimo, Mirashuk, Gomez dentro per Lukaku, che di destro batte Paolo Lopez e torna al gol. Aveva già segnato due gol prima, ma li ha segnati tutti e due in una partita che era la quarta giornata, quindi ottobre in sostanza, e batte Paolo Lopez, ragazzi. Ancora assist del Papu Gomez, secondo assist di questa partita. Veramente un giocatore, ripeto, fondamentale. Qua, secondo me, Paolo Lopez poteva fare qualcosina di più, ma c'è anche da dire che il destro di Lukaku è veramente, veramente potente. E quindi si va sul 2-1 e terzo gol stagionale per Romelu Lukaku, che aggancia Luis Alberto in vetta alla classifica marcatori a 3 reti in solitaria. Minuto 60esimo, Papu Gomez, Lautaro Martinez, si gira Lukaku ancora, esita un attimo, la manda a Hernandez, che la crossa verso Kessié, che appoggia di testa per Insigne, sinistro, gol più o meno simile a quello di Lukaku, solo che questo al volo. 61esimo e 3-1 prende largo la Cisalute. Insigne indisturbato e solissimo davanti a Paolo Lopez, tra l'altro neanche col suo piede, perché il suo piede è il destro, qua tira di sinistro, batte il portiere della Roma e fa 3-1, primo gol stagionale per Lorenziello Insigne, per lo Scunnizzo. E quindi, ragazzi, la Cisalute più o meno ha un piede e mezzo nei suoi primi 10 punti stagionali. 65esimo, Lukaku ancora, dentro per Papu Gomez, che di destro fulmina ancora una volta Paolo Lopez con un tiro talmente potente che la palla esce anche dalla porta e fa 4-1, e i giochi adesso si possono considerare fatti. E, tra l'altro, è entrato anche Bennacer nel frattempo. Assist di Lukaku. Papu Gomez, ragazzi, partita assurda, due assist e un gol, che dire, giocatore veramente, veramente micidiale. Secondo gol in campionato, il primo l'ha fatto contro l'Aston Villa, se non vado errato, nella quinta giornata. Sì, mi sa, sì, perfetto, ricordo bene, perché la sesta era contro lo Squarta Praga, la settima era contro i Raccattati, quindi sì. 4-1. Si va al 72esimo. Lautaro Martinez dentro ancora per il Papu Gomez, che incrocia, ma questa volta Paolo Lopez risponde pronto col suo secondo grande intervento di questa partita. Nel recupero, ragazzi, dopo 4 minuti finisce la partita a Cisalute, che travolge 4-1 l'FC Roma e si riporta al secondo posto in classifica, dietro insieme all'Aston Villa a 10 punti, Raccattati a 7 punti, FC Roma rimane a 6 punti, Blaugrana e Squarta Praga rispettivamente 3 e 1 punto. Aston Villa sostanzialmente primo per differenza reti, perché lo scontro diretto è finito, per chi segue la serie, 2-2. Quindi niente da dire, ragazzi, partita veramente impeccabile della Cisalute, che raggiunge così la doppia cifra in classifica. Si va avanti e con il secondo match all'Arena d'Oro, mi pare questa sia, se non vado errato, all'Oa Park, scusate, Real Madrid-Barcellona, ovvero Blaugrana contro Squarta Praga, scontro salvezza, se possiamo chiamarlo così. Ragazzi, Squarta Praga, che è nella nostra classifica del fantacalcio, che prima non ha mai perso una partita, adesso è qui ultimo. Appena leggete la formazione capite perché è assurdo che sia ultimo, per chi non ha mai visto la serie,
e ha perso in sostanza contro tutti. Ha perso contro l'FC Roma, ha perso contro la Aston Villa, ha perso contro la Cisalute e ha perso contro e ha pareggiato contro i raccattati perché la partita non si è disputata. I blaugrana vanno con Gollini in porta, Spinazzola, Acerbi, De Ligt e Kulusevski terzino in difesa, Arthur e Luis Alberto nella metà di centrocampo, i due trequartisti sono Ramirez e Correa, davanti Zlatan Ibrahimovic e Sam Lammers. Per quanto riguarda invece lo Squarta Praga, carine le divide dell'arbitro, Dragoschi in porta, 3-4-3 con Gagliolo, Milenkovic e Koulibaly in difesa, linea di centrocampo con Pereira, Djuricic, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, davanti Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Ciro Immobile. Ragazzi, attacco stellare. Eppure questa squadra, ragazzi, sembra assurdo, ma è veramente ultima in classifica. Ecco qua inquadrato Luis Alberto, capocannoniere, per ora insieme a Romelu Lukaku di questa competizione. Ecco qua anche Zlatan, anche per lui due reti messe a segno finora. E si comincia. 24esimo minuto. Palla per Immobile, che si gira ancora. Djuricic vede dentro Ronaldo, la grandissima parata di Gollini e risultato che rimane ancorato sullo 0-0. 29esimo, Mkhitaryan per Çalhanoğlu, che torna un attimo indietro. Ronaldo vede Morata da solo davanti a Gollini, calcia il sinistro e batte il portiere in realtà dell'Atalanta e fa 1-0. Tra l'altro seconda rete del Blaugrana, chiedo scusa, dello Squarta Praga in questo campionato. La prima realizzata da Morata, perché l'altra aveva realizzata Cristiano Ronaldo la scorsa giornata. Rete piuttosto facile da segnare per un attaccante come Alvaro Morata. Sinistro, fulmineo, che batte Gollini, ragazzi, al suo esordio, perché per ora nei Blaugrana hanno parato o Meret o Ospina. Questa volta, ragazzi, è stato il turno di Pierluigi Gollini. Al 30esimo, quindi, Alvaro Morata porta in vantaggio lo Squarta Praga, che si porta momentaneamente quinto a 4 punti. 33esimo, Ibrahimovic allarga verso Arthur, che la scarica verso Gastón Ramírez. Ancora Arthur, cross verso Luis Alberto, veramente solo qua, bucaccio difensivo di Gagliolo e Pereira, e fa 1-1 e si riporta in testa la classifica marcatori in solitaria Luis Alberto, e sono 4 gol per lui stagionali. Ragazzi, il capocannoniere in questo campionato veramente strano è un difensore. Blaugrana quindi così che va a 4 punti e rispedisce a 2 punti lo Squarta Praga. Per ora Blaugrana è la squadra con il miglior attacco del campionato, perché dopo i 7 gol rifilati ai raccattati, ragazzi, ci mancherebbe altro. Rete di Luis Alberto e si continua, ragazzi, subito 4 minuti dopo il gol di Morata. 47esimo, siamo già nella ripresa, ragazzi, non è veramente successo niente. Ronaldo va al cross, Morata di testa, Gollini senza apparenti problemi. 88esimo, Boga, che è entrato intanto, Boga ancora in area, si gira, la cross verso Immobile che può andare a colpo sicuro, ma invece si fa bloccare tutto da un ottimo subentrato Alexandro, e la palla che poi viene rimessa in circolazione verso Ibra. Nel recupero Ibrahimovic, l'arbitro dice che non c'è più tempo, e quindi, ragazzi, le squadre vanno sotto la doccia con il risultato di 1-1, partita piuttosto noiosa. Aston Villa, Cisalute che rimangono a 10 punti, raccattati FC Roma che rimangono rispettivamente a 7 e 6 punti, Blaugrana che guadagna un punto e va a 4, Squarta Praga che guadagna un punto e va a 2. Ragazzi, prossima settimana ci sarà il ritorno, perché si ricomincerà il calendario però invertito, quindi sarà Blaugrana contro Cisalute. Ultima partita, ragazzi, sarà
Aston Villa contro i raccattati all'Arena d'Oro. Questa penso sia davvero l'Arena d'Oro o l'Arena del Centenario, non ricordo bene. Gli stadi generici, ragazzi, ricordarsi non è facile, proprio perché sono brutti e poi sono quasi tutti uguali. E ragazzi, ha avuto un po' di problemi a fare la formazione l'Aston Villa, poiché ragazzi, molti giocatori non hanno giocato questo fine settimana. Ecco qua raccattati appunto perché è la squadra fatta con gli scarti, che comunque ragazzi ha qualche giocatore che sta facendo veramente bene, e però purtroppo il nostro fantacalcio è ultima. Più che altro è perché si dimentica di mischiare le formazioni di domenica, quindi ci regala spesso e volentieri qualche vittoria in maniera molto molto facile. Ecco l'inno della Serie A, questo di colore è Barru, accanto a l'infinito immortale Fabio Quagliarella. Ecco la formazione dell'Aston Villa: Samir Handanovic in porta, Toloi, Mancini e Bastoni in difesa, mediano in centrocampo Arturo Vidal, non reduce da una grandissima partita contro il Real Madrid, Chiesa, Pasaric, Locatelli e Hakimi, i trequartisti Quagliarella e Barru davanti, quindi è un 3-1-4-2. Eccola qua la formazione, ragazzi. Vidal che sta veramente deludendo quest'anno all'Inter, non è veramente da lui giocare così male. Che poi non sta giocando malissimo, però non sta giocando da Vidal. Giocasse così Bertolacci diremmo wow, ma da Vidal ci si aspetta assolutamente qualcosa di più. I raccattati con Alessio Cragno in porta, ragazzi, io penso che sia il miglior portiere a livello di prestazione fino ad adesso. Romero, Rado e Colle in difesa, 3-5-2. Kwame, Biraghi, Zaccagni, Bentancur e Kuzka nella linea di centrocampo, e davanti Vlahovic e Lasagna. Esordio dal primo minuto per Vlahovic. Aveva già fatto, mi sembra, due partite, ma da subentrato. Al terzo minuto subito Chiesa vede Quagliarella, ma Cragno esce, si fa subito sentire. Undicesimo minuto, Vidal, Chiesa, vede il filtrante per Barru, troppo lungo, Cragno esce e la prende. E poi rischia qua, molto. Minuto numero 22, Quagliarella, Pasaric. Esito un attimo, vede dentro Barru che si gira di destro, batte Alessio Cragno da distanza veramente ravvicinata e fa 1-0 per la Stombira, ragazzi. Tra l'altro Barru secondo gol in stagione e secondo gol consecutivo dopo quello rifilato allo Squarta Praga lo scorso turno di campionato. Assist di Pasaric, ragazzi, non ha un alto minutaggio Pasaric in questa squadra quest'anno, ma le volte che gioca sta veramente facendo bene lì nel centrocampo. Qua Romero si è completamente perso Barru, che ha battuto a rete senza evidenti problemi. Ripeto, seconda rete stagionale per lui. Oggi veramente è il giorno delle seconde reti insigne. Lautaro Martinez, Barru, e per ora loro, insomma. Bentancur per Vlahovic, Kwame al 36esimo minuto, ancora Kwame, esita, calcio a sinistro, Handanovic, tiro piuttosto telefonato, il portiere dell'Inter non ha assolutamente problemi. Nel recupero Kuzka dentro per Lasagna, che si gira di sinistro, Bentancur sbaglia un gol veramente assurdo, penso che l'avrei fatto anche quel gol. Nella ripresa 52esimo, Quagliarella dentro per Pasaric, che di destro a giro batte Cragno e fa 2-0 per l'Aston Villa. Partita alla Papu Gomez per Mario Pasaric, che uomo partita per ora, con un assist e una rete. Assist in questo caso di Fabio Quagliarella e prima rete in campionato per Pasaric. E più che altro, ragazzi, Cragno, che comunque sta facendo una grande partita, non è tanto responsabile su queste due reti che ha appena subito. Qua sicuramente Colley poteva fare qualcosa di più, però insomma Pasaric è stato piuttosto rapido. E quindi ragazzi, si va sul 2-0 per la Aston Villa, che a questo punto torna solitaria in testa alla classifica. Minuto 59esimo, Barru per Quagliarella,
Locatelli dentro per Paolo, tenta il 3-0, ma Cragno questa volta risponde con un grandissimo intervento e Romero poi anticipa Fabio Quagliarella. 72esimo, Kwame per Kuzka, si fanno vedere i raccattati, Kuzka dentro per Caicedo, gol della merda a Lasagna. 73esimo, seconda rete in campionato anche per Kevin Lasagna. Ho detto giornata delle seconde reti, non volevo spoilerarvi cosa sarebbe venuto dopo. E 2-1 la riapre i raccattati, che volendo hanno tutto il tempo che vogliono per poter provare ad acciuffare il pareggio. Rete che però momentaneamente non cambia la situazione di classifica dei raccattati, appunto della squadra che veste i panni della Juventus. Dispiaciuto Antonio Conte per questa distrazione difensiva. Beh, ormai l'Inter ultimamente distrazioni difensive non è uno sfottò, non è malafede, ma ne sta avendo veramente troppe. Poi noi godiamo, però so che un tifoso interista non è molto contento di ciò che sta facendo la sua squadra in questo momento. Nel recupero, ragazzi, c'è tempo per un'ultima azione, ma Pasaric spreca questo filtrante alto e l'arbitro quindi manda tutti negli spogliatoi. Aston Villa che batte appunto i raccattati, quindi si porta a 13 punti, a Cisalute a 10 punti, raccattati a 7 punti, Roma a 6 punti, Blaugrana a 4 punti, squadra Praga sola, ultima in classifica a 2 punti. Prossimo turno del campionato, ragazzi, ci sarà a Cisalute contro Blaugrana, anzi Blaugrana contro Cisalute, Aston Villa FC Roma e poi i raccattati contro Blaugrana, se non vado errato. Sicuramente le partite sono queste, ma non so se ho detto bene chi giocherà in casa e chi fuori. Comunque ragazzi, io vi ringrazio anche per questa giornata, per aver visto questo video. Noi ci vediamo sicuramente col Fantacalcio la prossima settimana e poi ci saranno tutti dei pronostici durante la settimana. Vediamo anche nel fine settimana cosa uscirà. Grazie a tutti della visione e a presto. Grazie mille.